ti chiedo subito cosa è successo nella primo tempo, dove il Perugia è sembrato non scendere in campo con la mentalità giusta per affrontare una partita come questa. Diciamo che ci siamo trovati una squadra davanti ben messa in campo, ci ha coperto le fasce, ci ha tolto spazi, siamo andati un po' in frenesia, diciamo, non abbiamo cominciato a forzare le giocate, cose che capita, ci è capitato diverse volte e purtroppo loro hanno fatto quello che volevano o sono venuti a fare nel primo tempo, ci hanno tolto spazio e ci ripartivano. Hanno messo un centrocampo di gamba, veloci, e che voleva dire quello che volevano, che noi lasciavamo metri dietro di noi, che è successo 3-4 volte, abbiamo giocato anche diverse volte uno contro uno dietro, quindi abbiamo rischiato. Purtroppo è capitato un'altra volta di concedere o regalare un altro tempo, un po' come a Terni, anche se a Terni è andata diversa. Ma l'importante è che dopo nel secondo tempo la squadra ha dimostrato un grosso carattere, ha fatto il calcio che è abituato a farlo, l'ha fatto con intensità, che è quello che noi diciamo non deve mai mancare in questa squadra. Se noi caliamo di intensità di gioco siamo prevedibili, rientriamo in un tunnel che dopo non usciamo, quello che è successo nel primo tempo. Nel secondo credo che la squadra ha fatto una grande partita. Quindi possiamo dire che il pareggio, secondo te, è un risultato comunque giusto anche alla luce di quello che hai detto? Noi, per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, potevamo fare anche 3-4 gol. Ma nel calcio vanno fatti i gol anche. Purtroppo non è andata così. Io sono ottimista perché si è fatto una prestazione. Siamo vivi, diciamo, e la classifica comunque ci dice che siamo in piena al nostro obiettivo e non bisogna mollare. Perché è dura, è difficile, Livorno è una grande squadra, mica una squadra importante in questa categoria, quindi adesso poi saranno tutte difficili, non è banale dire che mancano 5 finali, perché veramente mancano 5 finali, bisogna affrontarla come sono, perché adesso viene la Tina, si deve salvare, la Tina deve fare punti a tutti i costi, quindi bisogna preparare le partite come si preparano, perché l'allenatore la prepara alla grande, ma dopo dal primo minuto bisogna fare quello che ti chiede l'allenatore. Ti faccio l'ultima domanda, poi voglio dire, nella seconda tempo ti abbiamo visto tornare a giocare a centrocampo rispetto insomma al tuo ruolo di centrale difensivo, come ti sei trovato? Diciamo sì, che il mister mi ha detto di andare un po' più avanti, anche perché stavamo già rischiando. Se eravamo con 3 punte più Favigno esterno, Lanzafame che è un trequartista, Fossati ed io andavo a tappare i buchi che si lasciavano anche accompagnando l'azione. Andavo a volte un po' di mezzala a destra, a mezza al campo, mi mettevo in difesa quando andava via Mantovani o Faraoni, quindi dovevo andare un po' a tappare i buchi che lasciavano i compagni, perché ci tenevamo a fare il secondo, non siamo riusciti, peccato perché la squadra ha fatto di tutto per fare il secondo. Andreuccetti Amaranta, ti volevo chiedere, ora che hai incontrato Livorno in prospettiva playoff, se ci dovesse essere un nuovo Perugia Livorno, tu sei più fiducioso o meno fiducioso? Ma io sono sempre fiducioso. Noi dobbiamo fare meglio, dobbiamo non calare l'intensità, come ho detto prima. Se noi concediamo un tempo, sia Livorno, Cittadella o Varese, soffriamo, perché non siamo una squadra che è capace di giocare così, un po' banale. La squadra deve sempre essere, dare intensità al suo gioco, perché è il nostro modo di giocare a calcio. Non siamo una squadra che buttiamo la palla al nostro centro avanti di 1,90 e accorciamo. Non è una squadra che da sotto si gioca, si tenta di cercare di giocare pulito, che è quello che fa il nostro allenatore dall'inizio del campionato. Se non lo fai con intensità, se non lo fai con rabbia, anche con agonismo, quando non hai la palla, soffri con la Ternana, soffri con il Livorno e soffri contro la Latina. Quindi che ci serva d'esperienza per le prossime 5 finali che ci mancano, però io sono fiducioso perché il secondo tempo lo abbiamo fatto alla grande.